Un numero sempre maggiore di enti di ricerca e organizzazioni governative promuove l'open access alle pubblicazioni e ai dati della ricerca e riconosce l'open science come il paradigma di una ricerca sostenibile e innovativa, inclusiva e collaborativa, trasparente e aperta alla società. Seguendo le raccomandazioni della Commissione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione, numerosi Stati europei, fra i quali anche l'Italia, hanno adottato leggi che favoriscono la disseminazione in open access dei risultati delle ricerche finanziate da fondi pubblici. La normativa italiana chiede di disseminare in open access gli articoli scientifici che documentano i risultati delle ricerche finanziate in modo prevalente da fondi pubblici. Puoi provvedere alla disseminazione in open access degli articoli scientifici mediante il deposito nel repository istituzionale della versione pubblicata o della versione finale referata, con un embargo massimo di 18 mesi per le aree scientifiche, tecniche e mediche, o con un embargo massimo di 24 mesi per le aree disciplinari, umanistiche e delle scienze sociali, Green Open Access, oppure attraverso la pubblicazione ad accesso aperto immediato con un editore, Gold o Platinum Open Access. Se sei beneficiario di un finanziamento PRIN, dovrai effettuare l'open access per le pubblicazioni peer-reviewed di progetto in una delle due modalità previste dalla legge italiana, mediante cioè il deposito nel repository istituzionale della versione pubblicata o della versione finale referata, con un embargo massimo di 18 mesi per le aree scientifiche, tecniche e mediche e di 24 mesi per le aree disciplinari, umanistiche e delle scienze sociali, Green Open Access, oppure attraverso la pubblicazione ad accesso aperto immediato con un editore, Gold o Platinum Open Access. Nel bando viene inoltre richiamato l'accesso aperto ai dati di ricerca. Ricordati di depositarli nel data repository istituzionale o in un data repository disciplinare pubblico, possibilmente ad accesso aperto. Se sei vincitore di un bando di finanziamento della ricerca di un programma dell'Unione Europea, dovrai effettuare l'open access di tutte le pubblicazioni peer-reviewed nelle modalità Gold, Platinum o Green Open Access. Attenzione! Nei programmi europei, la durata dell'embargo ammessa per il Green Open Access è inferiore rispetto a quella consentita dalla legge italiana. Ad esempio, nei bandi Horizon 2020 è di soli 6 mesi l'embargo massimo consentito per il Green Open Access nelle discipline scientifiche, tecniche e mediche e di 12 mesi per l'open access nelle discipline umanistiche e delle scienze sociali. Parteciperai inoltre all'Open Data Pilot, che prevede la redazione di un piano di gestione dei dati della ricerca, Data Management Plan, e il deposito di tutti i dati di ricerca del progetto in un data repository istituzionale o disciplinare, se possibile ad accesso aperto e secondo i principi FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Se sei beneficiario di un bando SIR, devi garantire l'accesso aperto a tutte le pubblicazioni peer-reviewed di progetto mediante il Gold o il Platinum Open Access, oppure mediante il Green Open Access, depositando nel repository istituzionale i file delle pubblicazioni scientifiche nella versione pubblicata o nella versione finale referata, con un embargo massimo di 6 mesi per le aree scientifiche, tecniche e mediche e con un embargo massimo di 12 mesi per le aree disciplinari, umanistiche e delle scienze sociali. Il bando ti chiede inoltre il deposito dei dati di ricerca necessari per validare i risultati presentati nelle pubblicazioni scientifiche. Scegli il data repository istituzionale o un data repository pubblico disciplinare per depositare i tuoi dati di ricerca. L'open access è un'opportunità, non solo un obbligo. L'open access aumenta la visibilità e l'impatto della tua ricerca. I bandi di finanziamento che ne richiedono l'obbligo coprono le spese di pubblicazione in Gold Open Access e i costi per una gestione FAIR dei dati della ricerca. Non dimenticare di prevedere questi costi nel budget del progetto. Come hai potuto vedere, le condizioni per l'open access delle pubblicazioni scientifiche e dei dati di ricerca variano a seconda dei programmi di finanziamento. Controlla attentamente le condizioni per l'open access contenute nei bandi e pianifica per tempo la tua strategia di pubblicazione dei risultati, verificando le politiche degli editori per non incorrere in sanzioni o penali.